Non ho mai creduto nell'happy ending, quello in cui il tuo grande amore di gioventù crescendo non è diventato poi tanto male, quello in cui la tua famiglia trova una quadra, un equilibrio insperato. Beh, a quanto pare mi sbagliavo. Perché nella vita le cose non finiscono né bene né male. Magari cambiano così tanto che stenti a riconoscerle. Magari spariscono per anni per poi tornare a sorpresa. È uno sfigato assurdo! Perché, mamma, tu che cos'eri? La reginetta della scuola? Sono molto fiera di voi. Mamma, pronto? Olivia, buonasera. Scusa, allora. Volevo solamente dire che io non sono mio figlio e le responsabilità le prendo sul serio. Per cui sappi che le mie nipoti da domani non saranno più orfane e mi occuperò personalmente di loro e della loro educazione. Buona serata. Evolvono, crescono, maturano, invecchiano. I problemi di ieri possono diventare le risorse di domani. E quello che era solamente un sassolino potrebbe diventare la frana che ti seppellisce senza che tu neanche te ne accorga. Però devo andare. Non ti preoccupare, ci vediamo presto. Un bacino. Ciao papà. Ciao. Tutto questo per dire che nella vita ho fatto un certo numero di cazzate e che alcune di queste sono diventate la cosa più preziosa che ho. E altre, anche se provo a buttarle, continuano a tornarmi in testa tipo un boomerang. E so che di cazzate continuerò a farne, perché, beh, perché è il mio marchio di fabbrica. E quindi voglio ricordarmi che la vita non è una commedia e non è una tragedia. È questa strana via di mezzo in cui niente finisce davvero mai. Fino a che non sarà finito tutto.